Lei se di Olimpo questa sera festeggia l'attività annuale. Sì, noi ogni anno festeggiamo un po' tutto il resoconto che abbiamo fatto durante il corso dell'anno ed è un modo anche per premiare i ragazzi che si sono distinti, ma anche per premiare tutti gli altri, perché il peso deve essere più o meno uguale per tutti. E poi anche per dare gli auguri delle feste che si avvicinano a tutta la popolazione, ai genitori e all'amministrazione comunale che ci è sempre vicino. Quindi è un modo per unirci e fare festa. La serata prevede prima di tutto dei piccoli video dove rappresentano un po' l'attività che si è svolta durante il corso dell'anno, poi ci sarà la premiazione con delle medaglie a tutti i ragazzi che fanno parte dell'Olimpo e poi ci sarà un premio speciale per tutti che quest'anno è una tuta sportiva. Poi ci sarà anche un'esibizione di un mago, il mago Manisco di Oria, che servirà anche per creare un'atmosfera anche di festa con le nostre bambine che noi alla fine amiamo e tutto quello che facciamo lo facciamo per loro. Da sempre la S di Olimpo pone particolare attenzione ai giovani. Sì, è nata per questo, settore giovanile, infatti abbiamo l'80% degli iscritti tutti ragazzi e poi cerchiamo di svolgere le attività prettamente per loro, quindi da questa festa a poi tutte le altre attività culturali anche e sportive prettamente per loro, quindi escursioni, quindi vacanze, gite, campi scuola, campi estivi. Siamo nati per fare qualcosa per loro e quindi continuiamo la mission e cerchiamo di farla nel modo migliore. L'associazione svolge diverse attività rivolgendosi proprio a diverse categorie. Sì, è vero, l'Olimpo ha diverse categorie, partono dai esordienti C, poi abbiamo esordienti B, esordienti A, poi abbiamo ragazzi, cadetti, allievi e poi settore master che siamo noi, diciamo quelli adulti. Un'associazione con 85 iscritti ragazzi e 20-25 master, quindi in tutto siamo 105 dell'associazione. Io faccio parte di questa la chiamo famiglia dall'inizio di quando è nata e io sono, oltre che sono un atleta, un master, faccio parte anche come istruttore di questa grandissima associazione. La S di Olimpo è una bella realtà sul territorio. Sì, una bellissima realtà, io partecipo sempre con tanto entusiasmo alle loro iniziative e questo non solo per manifestare la vicinanza dell'istituzione ma soprattutto per certificare la vicinanza umana e personale mia nei confronti di un gruppo di amici che si spendono fortemente per il territorio e per lo sport in maniera particolare e insieme allo sport per quanto riguarda appunto l'atletica. Ed è veramente un impegno importante da parte loro, animato da un profondo amore e una profonda passione appunto per l'atletica. Ed è bello vedere decine e decine di ragazzi, giovanissimi, e mentre è facile portare, avvicinare il ragazzo verso lo sport popolare qual è appunto il calcio, avvicinare invece il ragazzo vicino appunto all'atletica, allo sport dell'atletica, secondo me è veramente complicato e importante. È importante perché loro hanno anche un'altra missione particolare che non è solo quella sportiva, perché la socializzazione del gruppo è fondamentale e loro sono attenti ad organizzare incontri, raduni, per esempio in luoghi di campagna. Ad esempio nel nostro parco archeologico Muro Tenente, dove c'è una riserva naturalistica bellissima, oppure presso le nostre spiagge, il nostro mare è stupendo. E allora nel momento in cui c'è questa unione, quindi tra lo sport e l'amore e la partecipazione del ragazzo su luoghi bellissimi del nostro territorio, beh, credo che è una mission veramente importante e l'associazione sportiva Olimpo la sta interpretando sempre di più e al meglio. Una grande figura tecnica che ha a cuore lo sport.
Sì, ovviamente dismessi i panni da atleta, appunto 5 anni fa ho deciso poi di riversare tutta questa esperienza anche in campo e quindi ovviamente le mie attenzioni sono rivolte soprattutto alle categorie giovanili perché è lì che si formano gli atleti di domani. Io ho concluso la mia carriera agonistica nel 2013 e poi da lì ho deciso in qualche maniera di occuparmi un po' dei ragazzi e di fare in modo soprattutto che a livello anche organizzativo le attività in Puglia fossero di un certo spessore. Questo ha coinciso fortunatamente con anche dei risultati che man mano sono venuti e non si sono fatti mancare e proprio quest'anno siamo reduci nel 2019 da un ottimo secondo posto a livello italiano durante le campestri, i campionati italiani di cross che sono tenuti a Torino al Cross della Mandria e anche a una vittoria nella combinata mezzofondo marcia ai campionati italiani a Forlì in pista. Quindi questi sono dei risultati, un po' il fiore all'occhiello del mio settore che è appunto il mezzofondo, ma oggi siamo qui insomma a festeggiare un anno di attività dell'Olimpo Latiano e l'idea appunto era quella di fare in modo che ogni attività sportiva, ogni associazione che abbia sicuramente un settore master poi sposi anche la causa del settore giovanile. Loro sono stati bravi a credere in questa esperienza, in questa nuova avventura e i risultati, insomma, oggi il teatro è gremito di ragazzi e anche di genitori. Coinvolgere anche le famiglie è soprattutto insomma, la giusta visione per quelle che possono essere poi delle dinamiche di scambio di interessi tra attività scolastica soprattutto e attività sportiva. Abbiamo visto nel corso degli anni che i ragazzi che praticano sport, indipendentemente poi dai risultati, perché non dobbiamo fossilizzarsi già adesso su quelle che possono essere delle prestazioni, sono piccolini, però hanno un rendimento scolastico sicuramente migliore e questa è un'ottima chiave, un'ottima visione su quelle che possono essere poi le loro potenzialità future. Antonella Capodici, non solo istruttrice ma anche educatrice. Beh dai, sono nata come educatrice in effetti a San Giuseppe, in parrocchia, tanti anni, sempre a contatto con i bambini e adesso continuo sia a fare l'istruttrice che l'educatrice perché i bambini hanno bisogno di acquisire sicurezza e anche fiducia, cioè cerchiamo sia io che Maria di fare un buon lavoro affinché loro si sentano a loro agio e nell'ambiente giusto. Io ripeto, ho già 3 figli, però mi sono sempre dedicata ai bambini perché, non lo so, è un qualcosa che ho dentro, sto bene con loro. E soprattutto, ripeto, riesco a mettermi in discussione anche a livello, cioè molti bambini che hanno un carattere difficile, piano piano iniziano poi a entrare, ad avere fiducia, a essere più sicuri, ad avere dei rapporti con gli altri di sicurezza. Questo per me, per noi anzi, è una grande vittoria perché comunque vedi crescere in tutti i rami, insomma, i bambini sia a livello psicologico che a livello fisico, perché tanti bambini non hanno proprio all'inizio la capacità di muoversi liberamente, li devi impostare anche a livello di carattere, magari il distacco dei genitori, degli amici pesa un po'. Quindi piano piano la soddisfazione di vedere che arrivano da noi, ci abbracciano e lasciano andare via i genitori in tranquillità. O anche quando andiamo ai campi scuola, insomma, sono 5 giorni dove li vedi proprio sereni e soprattutto in armonia con tutti, perché cerchiamo sempre che non ci sia quello che prevale sull'altro, cioè cerchiamo di controllare anche quell'impulso di superiorità o di megalomania che un bambino o un ragazzo può avere verso l'altro. Una scuola di atletica non è solo sviluppo delle attività motorie, ma soprattutto socializzazione. Assolutamente, in questo caso l'Olimpo è un esempio lampante di questo genere di approccio alla società. Questa società sin dall'inizio ha posto le proprie basi del proprio lavoro proprio sulla socializzazione, sull'avvicinamento dei giovani allo sport,
sulla promozione di stili di vita corretti e quindi sicuramente va anche ad abbracciare il contesto familiare di questi ragazzi avvicinandoli alla disciplina e sono molto bravi anche ad organizzare eventi paralleli alle attività sportive, quindi socializzanti, che coinvolgono molto volentieri i genitori. Una grande serata di aggregazione e socializzazione. Sì, è stata davvero una bella serata e per l'amministrazione comunale ospite dell'evento è stata anche un'occasione, come dire, per fare il punto della situazione sul tema caldo, che è quello della disponibilità di strutture sportive, in particolare per chi fa pratica di atletica leggera in modo particolare. E, come dire, le amministrazioni comunali, non solo quest'ultima, questa che è attualmente in carica, sono in debito rispetto a questo sport e l'amministrazione comunale ha avuto anche l'occasione in questa circostanza di presentare quello che più che un programma delle cose da fare sono effettivamente le cose che ha iniziato a fare. E il prossimo 15 gennaio la conferenza dei servizi con la ditta appaltatrice ha avuto luogo proprio ieri, il prossimo 15 gennaio inizieranno i lavori del campo sportivo e accanto al campo sportivo, praticamente al posto della tribuna che costeggia il Parco Parrepio, sarà realizzata una pista di atletica. Una pista di atletica con un finanziamento regionale aggiuntivo rispetto al progetto di intervento originario sul campo sportivo. Quindi è stata una integrazione che abbiamo avuto l'opportunità di apportare al progetto originario del campo sportivo, del rifacimento del manto del campo sportivo, grazie a un finanziamento regionale. E l'abbiamo fatto sulla sensibilizzazione che ci è venuta proprio da questa grande attenzione che la nostra comunità ripone verso l'atletica leggera e attraverso proprio l'attività intensa che svolge l'Associazione Olimpo e chi altri, appunto, come l'Associazione Olimpo si occupa sul territorio locale di atletica leggera, ma non basta. E di questa mattina la pubblicazione di una determina dirigenziale al Comune Latiano, la può leggere chiunque all'Albo Pretorio, una determina che affida i lavori per il rifacimento del campo aperto di basket e pallavolo della scuola media Monasterio e oltre il rifacimento del tappeto, insomma, della palestra all'aperto di basket appunto e pallavolo della scuola Monasterio, sarà realizzata anche lì un'altra pista di atletica. Ecco, questo prova il fatto, sì, l'attenzione dell'amministrazione comunale, ma non siamo qui a dire questo, mancheremo di rispetto anche all'associazione Olimpo, ma per dire che la politica chiaramente segue anche quelle che sono le sensibilità, quelli che sono i bisogni emergenti della popolazione. E il successo di manifestazioni come quella di questa sera, con tantissimi ragazzi partecipanti, prendere atto che ci sono tantissimi giovani e giovanissimi che si accostano all'atletica leggera qui a Latiano, chiaramente indirizza anche le scelte politiche. E allora non grazie all'amministrazione comunale che io sostengo, ma grazie soprattutto a chi, società civile come l'Associazione Olimpo e ripeto altri che si occupano di atletica leggera sul territorio e lo fanno bene sul territorio di Latiano, grazie a queste persone che quotidianamente si impegnano su questo fronte, grazie a loro effettivamente c'è una sensibilità nuova, grazie a loro la politica risponde come può con nuove strutture e, come dire, siamo in debito, rimaniamo in debito anche questa sera, perché la politica deve fare di più a questo punto per l'atletica leggera e, come dire, saremo qui ancora per sfidarci, per dire dobbiamo fare ancora di più e per dimostrare che insomma saremo in grado di riuscire a farlo. Possono scendere.